Eccoci qui amici di Svapo Family, benvenuti in questo nuovo video e con Alessandro e Fiorentino andremo a recensire questi bellissimi liquidi Bang Sawan, un arcobaleno di freschezza. Eccoci qui. Allora, andiamo, prima di recensire questi bellissimi liquidi, andiamo a parlare del packaging esterno. Allora, raga, il packaging esterno, come potete vedere, sono liquidi veramente carini, molto colorati, boccettine in alluminio, semplice, verniciato, con colore viola, rosso scuro, blu, verde e rosa chiaro, a seconda del gusto. Allora, partiamo subito con il primo liquido, Apple Grape. Il mister Fiorentino ci leggerà una breve descrizione di questo prodotto e poi andremo a provare. L'Apple Grape è un liquido prodotto in Malesia da Bang Sawan al gusto di mela e uva, un mix ghiacciato e fruttato con una base fresca dove si incontrano l'acidità dell'uva e la dolcezza della mela. Diciamo quindi, molto mela semplice. Dolce e uva acida. Sì. Andiamo a sentire l'odore. Si sente molto l'uva acida. Andremo a provare. Uva in grande maggioranza all'odore, ovviamente. Ho provato questo qui. Io ancora no. L'odore sentiamo molto l'uva, la mela, ma l'odore non si sente per niente. Ho paura di provarlo, ho paura. Mi ha dato un piccolo accenno. Liquido quindi. Ghiacciato, gelato. Sentiamo subito l'uva. Un'uva, secondo me è un'uva fragola, non è un'uva, è un'uva però fragola. Però allo svapo si sente molto la mela. Sì, sul finale questo succo di mela sarà una mela verde, secondo me. Che dice la descrizione? Parla della mela verde, mela normale? No, non specifica che tipo di mela sia. Perché secondo me è mela verde, perché comunque è più fresca. Comunque, in linea di massima, un liquido gelato, non fresco, non freddo, gelato, con sentore di uva fragola e sul finale mela verde. C'è secondo me, secondo me. Liquido nel complesso è buono, anche se a me non piace l'uva, però comunque è un liquido piacevole, veramente molto carino. Andiamo adesso a provare il Bang Sawan Strawberry Blackcurrant. Lo Strawberry Blackcurrant è un liquido prodotto in Malesia da Bang Sawan al gusto di fragola e ribes nero, un mix fresco e fruttato, con l'acidità della fragola e la dolcezza del ribes nero, insomma. Quindi fragola e ribes nero. Fragola e ribes nero. Effettivamente l'odore non è molto carino, eh. La fragola sente leggermente, poi sento un odore strano, sarà dovuto al ribes. Sembra un po' un odore di benzina. No, è una benzina. Dai, odora. Più di roba, non benzina, perché solvente, queste cose sono. Esatto, sì. Andiamo a provare, vediamo un po'. Sarà qualcosa dovuto al ribes. No, è il ribes, che è una cosa strana, c'è un gusto strano. Fondamentalmente chi è che ha mangiato il ribes nero? Non l'ho manco mai visto il ribes nero. Andiamo a vedere com'è. Quindi dolcezza della fragola e acidità. Dolcezza del ribes nero e acidità della fragola. Ghiacciato? Diciamo che sia ghiacciato non è una sorpresa. È divertente come liquido, no? Divertente, ci hai parlato? Sì, mi fa divertire. È buono. Sento sta fragola sotto. Sorribessimo, non so che gusto sa preciso, però sente una cosa dolce. Dimenticate l'odore del solvente, è solo un odore. Va bene, ma è il ribes che dà sto odore. Però è buono. È un liquido particolare, è diverso. Sì. Tutta la linea questa qui ha sta caratteristica di avere questi liquidi ghiacciati e con i sapori predominanti. Vi consiglio un respiro profondo dopo la svapata. Sì. A differenza dei fizzi e degli orni fava sono diversi. Questi sono ghiacciati, i fizzi sono freschi e gli orni sono leggermente più freschi dei fizzi. Diciamo dipende anche dal gusto con gli orni. Questi qui
hanno un aroma veramente predominante, mentre i Fizzy leggermente un aroma minore. Questo che cos'è? Strawberry Apple. Ci leggi la descrizione, Mr. Fiorentino? Ma certamente. Mr. Flower. Strawberry Apple. Lo Strawberry Apple, sempre prodotto in Malesia, la Bang Sawan, al gusto di fragole e mela. Un mix inaspettato che vi colpirà subito e a lungo. E vedi l'odore? Ti dà l'odore della, del succo di mela e fragola. All'odore ben bilanciato, sì, con predominante. Si sente tutte e due, mela e fragola. Però no, la mela sente di più. Allora, Bang Sawan. Bang. Ottimo. Fresco. Gelato. Si sente bene la mela e sul finale la fragola. Molto leggero, molto più leggero rispetto agli predomina altri. Predomina la mela. Sente molto sta mela fresca, veramente buona. Non è la classica mela invernale, la mela estiva. Una mela fresca con sentore di fragola finale. Buono. Buono veramente. Faccio l'ultimo tiro. Ci sta, veramente buono. E adesso andiamo a provare questo qui, che io già so che è il suo preferito perché c'è l'ananas. Ci piace la descrizione, caro? Honeydew Apple è un liquido sempre in Malesia al gusto di melone Honeydew, sarebbe melone giallo praticamente, e ananas, un mix delizioso e tropicale con gli aromi perfettamente bilanciati, rimane a lungo sul palato. Io sento solo il melone. Si aggrappa praticamente. Io sento solo il melone. Non gli credite, si sente anche l'ananas. Non la sento l'ananas, fortunatamente. Sarà il tuo odio profondo verso l'ananas che ti porta a non sentirla. Allora, andiamo. Stefano, l'ananas brucia i grassi. No, infatti a noi non... Infatti non abbiamo bisogno. Mi piace. Allora, ananas, melone e c'è anche qualche altra cosa? No, solo ananas e melone. Honeydew, che sarebbe melone dolce. Madonna santa. È più freddo degli altri. Prendiamo di nuovo la bottiglina perché il signore qui si sta allora, svuotando anche le resistenze. Fortunatamente c'è il melone che sistema un po' le cose, perché il melone è dolce, si sente molto di più l'ananas rispetto al Fizzy Pineapple. Il Bang Sawan è più carico di aroma all'ananas, meno male che c'è il melone che sistema un po' le cose. Dolce. È un liquido che a me piace, mi piace molto questo. Vi dico, nella recensione della diretta sul gruppo di Bang Sawan avevo detto che questo qui non mi piaceva tanto, però non so. Hai cambiato idea. Forse o perché ho messo la nicotina e sta macerata, quindi sarà cambiato il sapore. Era più carico di ananas, dove a me l'ananas è non piace tantissimo. Buono, buono, buono. Questo è mango, voglio questo qui, il mango grape. Un must grape. E beh, penso che non c'è nulla da dire, sì, cioè il mango grape, freddo con... Aspetta, c'è sempre la solita cosa, acidità dell'uva e dolcezza del mango. Io l'ho provato questo e vi dico che l'orni si deve solo parcheggiare qui. Tutti con storni mango, ma questo fa paura. Già il colore è più scuro rispetto agli altri. Non l'abbiamo adorato, non andiamo ad adorare adesso. L'odore è quello dell'orni mango. Il sapore no, perché questi qui già li ho provati, vi dico subito. Diciamo che ghiaccia anche il naso questo qua, secondo me questo è il più pesante di tutti. Mamma mia. Gelato. Ghiacciato, non è gelato di più. Allora, io sento subito che mango. La cosa che sento è la sensazione di fresco, no, che arriva. Poi sentiamo il mango,
un mango diverso dall'ornimango, perché questo qui è più freddo, più mango, e in più ci sta questa nota di uva, secondo me uva fragola di nuovo anche qui, che accompagna, fine, sì, accompagna sì, proprio il liquido sul finale e lascia il palato veramente molto dolce, è una cosa molto carina. È gelido. Allora raga, abbiamo finito la recensione di questi splendidi liquidi. Sembra di sì. Arcobaleno veramente molto carino, packaging carino. Arcobaleno di piacere. Quello che io preferisco è questo. Questo qui un po' meno, perché si sente molto l'ananas, però comunque è buono perché è addolcito dal melone. Questo qui è, non me lo ricordo. Questo qual è? Ah, fragola e mela. Mi piace perché si sente il succo di mela. Si sente il succo di mela con finale di fragola. Questo qui, raga, non mi piace molto perché sa sto ribes che a me disturba. Però comunque è un liquido buono che sul finale sentiamo sto ribes dolce che ci addolcisce il palato. Questo qui è apple grape, se non sbaglio. Yes, apple grape. Veramente carino in quanto sentiamo l'uva fragola e la mela verde. Vincitore per me. Vincitore per me è questo. Oh, il mango grape. Questo qui è carino. Diciamo che questo qui è per spettacolare me... questo è buono. È il vincitore perché è un po' più delicato. Allora, se devo dare un giudizio in linea di massima, mi piace questo e questo. Questi due qui un po' meno, questo perché c'è il ribes e questo qui perché si sente un po' in più l'ananas. Fondamentalmente mi piacciono tutti. No, ma sono linee di massolini, sono limiti che io avrei comunque tutte e quattro, sì, cinque. Sì, 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 sì. Però comunque, se dovessi acquistarli uno o due in particolare, acquisterei questi tre qui. Eccoli. Beh ragazzi, ringraziamo l'outlet della sigaretta elettronica per averci scelto, per averci dato la possibilità di recensire questi bellissimi prodotti. E con questo vi salutiamo. Ciao ragazzi. Beh ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciateci un like, iscrivetevi al canale Savo Family Channel, al gruppo Facebook Savo Family Group, lasciateci un like alla pagina Savo Family Page e iscrivetevi ad Instagram Savo Family Official. E se la recensione dei liquidi Bang Sawan vi è piaciuta, lasciateci un like all'outlet della sigaretta elettronica che ci ha permesso di recensire questi bellissimi prodotti. Ciao belli. Ciao ragazzi.